Allora, stasera vedremo un albero che è citato nella Bibbia, quindi che le persone in realtà già conoscono, che è il sicomoro, però in realtà lo conoscono da un punto di vista sbagliato, falsato, perché il sicomoro in realtà era associato alle dei, lo vedremo adesso. Allora, il libro è sempre questo qua, l'Enciclopedia dei Simboli, e alla lettera S ad un certo punto troviamo sicomoro. Qui è sul fondo. Allora, il Ficus sicomorus è l'albero della vita egiziano, il legno della vita, rappresenta Nut, dea del cielo, poiché i suoi frutti contengono una sostanza lattea, è associato alla dea madre, Hathor, rappresentata in genere come giovenca, simbolo di nutrimento, generazione, fertilità e amore. L'albero è anche correlato alla figura di Artemide, multimammia di Efeso, poiché il frutto del sicomoro nasce dal tronco dell'albero, non sui rami. Allora, addirittura questo albero era connesso a tre dei, Nut, Hathor e l'Artemide di Efeso. L'Artemide praticamente con tutti i seni davanti. Qui c'è anche un'immagine che adesso, anche se purtroppo si vedrà molto male, però ve la inquadro comunque, dove praticamente è rappresentata Nut, l'emblema della dea del cielo. Questo affresco proviene da una tomba della XIX dinastia. Allora, praticamente si vedono queste due figure, ecco, Nut praticamente qui è rappresentata come il tronco dell'albero, di quest'albero. Adesso inquadro anche il paragrafo, così poi onde evitare che certe persone mettano in dubbio. Allora, abbiamo detto che inizialmente era collegato a Nutto, come vedete qui, dea del cielo, ma che era anche collegato ad Hathor, proprio perché in realtà questa pianta produce questa sostanza biancastra, lattiginosa, che veniva associato al latte materno, quindi per estensione al latte della dea, no? Come vedete qui, Hathor, che era comunque la dea della fertilità, rappresentata sotto forma di giovenca, ecco, di vacca, e poi addirittura rappresentava anche Artemide, l'Artemide di Efeso, che ovviamente è un'altra dea allattante. Ecco, credo che si sia inquadrato, anche se ovviamente la qualità è sempre quella che è, però dovreste riuscire a vedere la pagina. Allora, adesso invece vediamo la stessa pianta, sicomoro, dal punto di vista monoteista, per capire un po' perché questi monoteisti, come al solito, i simboli pagani dedicati alle dee, li hanno presi, li hanno scopiazzati e li hanno messi poi, ovviamente, alla loro idea mascolina di Dio. Allora, il libro è sempre questo, sono le analisi esegetiche fatte dai testimoni di Geova, che avevo citato più di una volta, e a pagina 971 c'è il paragrafo dedicato al sicomoro. Allora, in ebraico si dice Shikma. Quest'albero menzionato nelle scritture ebraiche non ha niente a che vedere col sicomoro nordamericano, che è una specie di platano. Evidentemente si tratta dello stesso albero chiamato sicomorea, da sicché albero di fico, e morea, gesso. In Luca 19,4, quest'albero, Ficus sicomorus, produce frutti simili a quelli del fico comune, mentre le foglie assomigliano a quelle del gelso. Per raggiungere un'altezza di 10-15 metri è robusto e può vivere per parecchi secoli. A differenza del fico comune, il sicomoro è un sempreverde. Le sue foglie coriformi sono più piccole di quelle del fico, ma il fogliame è folto ed esteso e fa una bella ombra. Per questa ragione veniva spesso piantato ai margini delle strade. Il tronco tozzo e robusto si dirama quasi subito, e i rami più bassi sono vicino a terra. Per questo un uomo piccolo come Zaccheo poté facilmente arrampicarsi sul sicomoro per vedere Gesù lungo la via. Allora, Luca, questa vicenda la trovate a Luca 19,2. Il frutto è abbondante, ma i fichi sono più piccoli e più scadenti di quelli del fico comune. I coltivatori di sicomori egiziani e ciprioti hanno tuttora l'abitudine di pungere i fichi ancora acerbi con un ago o un altro oggetto acuminato per renderli commestibili. Pungendo i fichi di sicomoro non ancora maturi, si produce un netto aumento dell'emanazione di etilene, gas che accelera notevolmente la crescita e la maturazione del frutto da 3 a 8 volte. Questo è importante perché altrimenti il frutto non raggiunge il pieno sviluppo e rimane duro, oppure viene rovinato da parassiti come le vespe che vi nidificano. Ciò spiegherebbe l'occupazione del profeta Amos, che si definisce mandriano e pungitore di fichi di sicomori. Allora, innanzitutto questa prima pratica che abbiamo visto qui, cioè questi coltivatori non a caso egiziani e ciprioti, abbiamo visto prima che il sicomoro era soprattutto presente in Egitto e quindi era associato al culto di Nut e di Hathor.
Allora, innanzitutto questa prima pratica che vedete che gli agricoltori fanno tuttora, questo di pungere questi frutti, in realtà potrebbe benissimo essere l'eco di una pratica che comunque veniva già fatta secoli fa, ma in onore delle dee, in onore ad esempio di Nut o di Hathor. Anzi, molto probabilmente, perché alla fin fine ricordatevi sempre che l'umanità ha sempre dedicato un discorso di agricoltura agli dèi, soprattutto alle dèi, come vedremo poi nella prossima videolettura. Oltre a crescere nella Valle del Giordano, Lucca 19.1 e nei dintorni di Tekoa, i sicomori erano particolarmente numerosi nel basso piano della Sefela. Allora, questa citazione la trovate nel libro Primo dei Re, o nelle cronache, e anche se il loro frutto non era buono quanto quello del fico comune, il re Davide lo riteneva abbastanza pregiato da affidare a un funzionario amministrativo i frutteti della Sefela. Evidentemente all'epoca delle 10 piaghe i sicomori abbondavano in Egitto e tuttora sono usati nell'alimentazione. Il legno è alquanto tenero e poroso, è molto inferiore a quello del cedro, ma essendo assai resistente era largamente usato nell'edilizia. Sarcofagi di sicomoro contenenti mummie sono stati rinvenuti in tombe egiziane e sono ancora in buone condizioni dopo circa 3.000 anni. Allora, come abbiamo visto qui, quindi, il sicomoro, che in realtà le persone hanno un po' questo nome, lo hanno associato comunque a questo discorso di Bibbia, di monoteismo, in questo caso precisamente di questo Zaccheo che per vedere Gesù, quindi per vedere di questo dio monoteista, praticamente sale su questo sicomoro. Come vedete, in realtà era una pratica che agli inizi era associata alle dee. Quindi il fatto che comunque nella Bibbia si senta l'esigenza, nel Vangelo, come in tanti altri casi, si sia sentita l'esigenza di prendere questo simbolo e di citarlo con precisione, in riferimento a questo guardare il Messia maschio Gesù, chi sa, chi ha studiato un po', chi comunque usa anche il ragionamento, la sensibilità, quando si trova di fronte a questi simboli, che in realtà sono tutti simboli pagani, simboli addirittura sacri in contesti pagani, quando si trova di fronte a questo uso, questo scopiazzamento, questa recitazione che i monoteisti hanno fatto di questo quel simbolo, in realtà, siccome sa benissimo come sono andate le cose, ci vede dietro una manovra per far dimenticare alle persone, cosa che poi di fatto è avvenuta, il fatto che il sicomoro era associato alle dee. Abbiamo visto che era associato a ben 3 dee. E non è un caso. Cioè, non è un caso che nella Bibbia ci sia questa citazione ripetuta dei sicomori, l'abbiamo visto che è ripetuta per parecchi passaggi, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento. Non è un caso perché in realtà in quel modo lì loro hanno preso quest'albero che molto probabilmente, comunque, come abbiamo detto, attorno a quest'albero comunque si svolgevano dei riti di fertilità dedicati ad Hathor. Quasi sicuramente l'idea di pungere i fichi nasceva proprio in quel contesto lì. Lo hanno praticamente associato alla loro idea di Dio, la loro idea di Gesù, e quindi col passare del tempo le persone ovviamente hanno perso il riferimento principale, che era quello del culto di Nut e di Hathor, ma anche ad esempio il culto dell'Artemide di Efeso, e l'hanno praticamente quest'albero praticamente diventato un simbolo del Vangelo. Un po' come del resto anche il fico. Allora, il fico è diventato un simbolo cristiano, innanzitutto legato a un discorso ad esempio di Adamo ed Eva, e poi anche legato ad un discorso di Gesù, a livello di simbologia, di allegoria, quando in realtà il fico era comunque associato agli dei pagani. Addirittura aveva comunque una valenza, da una parte nefasta, funesta, funebre. E dall'altra si è ipotizzato che avesse comunque anche una valenza fallica, perché comunque produce anche lui una specie di latte bianco che molto probabilmente veniva comunque associato agli dei maschili. Quindi, come ho dimostrato, non è un caso che il Vangelo, la Bibbia, ecco, citi di frequenza quest'albero, perché era mirato proprio a far dimenticare il culto delle dee e ad associare poi nella mente di tutti, come poi di fatto è stato, a far associare quest'albero, che era importante comunque in un contesto pagano, politeista, farlo poi associare a un contesto monoteista. Con il risultato che appunto il 90% delle persone, in realtà il sicomoro adesso lo associa al discorso di predicazione di Gesù,
E magari solamente un 10%, un 5% delle persone che ovviamente comunque leggono, studiano, fanno questo lavoro sulle fonti, sa che il sicomoro era associato alle dee. Cioè, sempre così, la storia del monoteismo, come dicevo sempre, il monoteismo, tutti i simboli pagani politeisti, soprattutto quelli femminili, allora dove ha potuto li ha scopiazzati. Cioè dove ha potuto li ha denigrati, dove non poteva denigrarli per questo o quel motivo, perché le persone continuavano a starci appresso, li ha semplicemente copiati, clonati. Niente, allora direi di concludere qui. Qui purtroppo non c'è nessuna immagine di Sicomoro, altrimenti mi sarebbe piaciuto farvelo vedere. Io tra l'altro poi forse ce l'avevo magari anche su qualche libro di botanica, però non sono stata lì a cercare. No, qui non c'è, non c'è. No, non c'è, non c'è qui, non c'è nessuna immagine di Sicomoro, purtroppo. Cioè, probabilmente l'avrei anche, sarei dovuta magari star lì a cercarlo sui libri che ho dedicati alle piante, però vabbè, ho lasciato perdere perché. Tanto poi comunque sotto vi metto l'immagine presa da Google, che poi si vede comunque anche meglio. Niente, direi di concluderlo qui. Adesso vi faccio un altro video per quanto riguarda il grano, così vediamo un po' anche questo discorso relativamente al grano.